Colombine in pasta di mandorle, buonissime da mangiare, bellissime da regalare. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 230 g di mix di farina di mandorle, 90 g di farina di mandorle, 125 g di zucchero a velo, la scorza di un'arancia e di un limone grattugiata, 2 albumi, qualche goccia di essenza alle mandorle e zucchero a velo a finire. Unisco le due farine di mandorle allo zucchero a velo e mischio questi ingredienti per bene. Aggiungo le scorze dell'arancia, la scorza d'arancia e la scorza di limone. Aggiungo qualche goccia di essenza alle mandorle. E infine unisco le chiare leggermente sbattute. E poi impasto. Adesso impastiamo per bene. Impasto per bene con le mani. Una volta che abbiamo formato un bel panetto, prendiamo un bel po' di impasto, lo passiamo nello zucchero a velo, prendiamo la formina e facciamo la nostra colombina. Ripassiamo nello zucchero a velo e adagiamo sulla teglia. Procediamo così fino a terminare tutto l'impasto. Aggiungiamo col ditino un po' di zucchero a velo dove manca e ora non rimane che mettere in forno ventilato a 170 gradi oppure in forno statico a 180 gradi. Lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Eccoci qua, dopo 15 minuti le nostre colombine sono belle dorate e quindi sono pronte. Ma non le possiamo toccare fino a quando non sono completamente raffreddate.